Si chiama Sport e sano stile di vita, l'evento che si è svolto sabato 25 febbraio al Giardino della Legalità a San Luca. La Nissa Rugby, in collaborazione con il Comitato di Quartiere San Luca e la FIDAS, nell'ambito del progetto del bilancio partecipativo, ha tenuto la prima giornata di una serie di iniziative che fino al mese di giugno prevedono degli appuntamenti che riguardano un equilibrato e sano stile di vita, attraverso lo sport, rivolto a tutte le persone di qualsiasi età. È la prima giornata di una serie di iniziative che faremo da qui fino a giugno, che fa parte del bilancio partecipativo del progetto che abbiamo presentato ormai 2 anni fa con il bilancio partecipativo insieme al quartiere di San Luca, che ringraziamo la persona di Nello Ambra in particolare. Oggi ci sarà con noi anche la FIDAS. Abbiamo cercato di fare degli appuntamenti che inquadrassero diverse sfaccettature della partecipazione sportiva e della partecipazione attiva della cittadinanza, quindi per esempio oggi il sano stile di vita e quindi a qualsiasi età muoversi secondo le proprie possibilità chiaramente, ma anche sano stile di vita che significa donare sangue, essere donatore e in generale donarsi agli altri, che è la cosa che ci interessa di più da questo punto di vista. Ci saranno anche altre iniziative da qua fino a giugno, stiamo programmando anche di fare alcune iniziative settimana per settimana nei fine settimana e insomma a breve avrete altre nostre notizie. Siamo contenti che oggi è il debutto della prima giornata, il primo sabato di tanti sabati che andremo a mettere a disposizione non per il quartiere San Luca ma per tutta la città. Ci saranno giochi, la parte ludica per i bambini, ginnastica dolce per le persone avanti nell'età, iniziative importanti. E noi ci troviamo appunto nel Giardino della Legalità e anche dei Murales in questo quartiere che una volta era denominato il quartiere dormitorio, che invece è diventato da quasi un decennio il quartiere della Rinascita.